Allarme lupi, il grido arriva dagli allevatori valdarnesi. Numerosi i casi di aggressione nei confronti degli animali come le pecore. Coldiretti, vogliamo risposte da parte della Regione Toscana. Maxi tamponamento a catena quest'oggi nella SR69 all'altezza dello stabilimento Leonardo. 4 auto coinvolte. Tanta paura, ma miracolosamente nessun ferito. Un uomo e una donna sono stati denunciati per reiterati furti di legna da ardere di proprietà dell'Unione dei Comuni del Prato Magno. Oltre 300 kg la legna sottratta indebitamente. Le forze dell'ordine mettono in guardia i cittadini. Occhio ai furbetti fuori dai cimiteri, tempo di visite ai campi santi. Alcune segnalazioni da parte delle forze dell'ordine. Mattinata di sopralluoghi a Rignano sull'Arno per il sindaco Lorenzini. Questione di giorni per la revoca del senso unico alternato sul ponte Mediceo. Altri 4 invece gli interventi in corso. Approvato nei giorni scorsi il piano strutturale di Figline Incisa Valdarno. Ecco che esso sarà presentato lunedì attraverso un'assemblea pubblica dove si illustreranno le novità apportate dalla Giunta Mugnai. Sempre a Figline Incisa Valdarno è aperto il nuovo sportello Pronto Badante. Attivi una serie di servizi rivolti a famiglie e anziani. Un progetto legato a quello promosso dalla Regione Toscana. Per lo sport, la Serie D anticipa al sabato per il Montevarchi, che se la vedrà in casa contro il Romagna Centro. Domenica invece la trasferta insidiosa a Sasso Marconi per la San Giovannese. Nell'eccellenza il Valdarno se la vedrà in casa contro le Badesse e la Bucinese, in casa contro il Grassina. Le due formazioni devono risollevarsi da un momento non facile.